Fratelli carissimi, oggi proprio c'è da farci gli auguri per questa parola meravigliosa che è una dichiarazione d'amore del Signore. Sembra una pagina del diario del Signore, dello sposo, dove ha notato il giorno in cui oggi, dice proprio così, già ora, in questo tempo, dice il Vangelo, oggi ci fa la proposta di matrimonio. Oggi lo sposo viene a te, viene a me, con un amore infinito. Il nostro Signore Gesù Cristo viene a te, viene a me con un amore infinito e ti fa la sua dichiarazione d'amore. No, di più, dice sposami. E non vale soltanto per le suore, vale per tutti noi. E infatti lo dice qui, fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse, questa parola è rivolta oggi a te e a me. Oggi il Signore ci fissa con un amore infinito. Se dice lo amò il Signore, vuol dire che è un amore infinito, è l'amore di Dio, non è il mio, non è il tuo, non è quello del miglior marito e la migliore moglie, è l'amore di Dio che non ha inizio e non ha fine. In questo momento è stata proclamata questa parola, in questo momento questa parola si compie, in questo momento il Signore fissa te e fissa me e ti ama perché sa perfettamente una cosa, per averla sperimentata Lui, lo sposo, che tu ed io manchiamo dell'unica cosa importante, manchiamo di Lui, manchiamo dello sposo. Tutti noi siamo qui, venuti, un pochino come in questi luoghi romantici, non so, il giardino degli aranci, dei posti carini, dove normalmente i fidanzati vanno, dove il fidanzato pensa di dover fare la dichiarazione d'amore e chiedere la mano, chiedere alla sua fidanzata di essere sposato. E questo luogo, questa chiesa, tutti noi come questo tale che non ha nome finché non incontra il Signore, anonimo, come tutti noi viviamo, senza un nome, senza un'identità precisa, così come mendicanti, come orfani, ma seguiamo il Signore, siamo qua. Questo Lui potrebbe essere, diciamo, il rappresentante di tutti noi, che molto spesso siamo abbastanza bigottoni, perché vedi, si butta in ginocchio. Lì, io voglio seguirti, io sono innamorato di te, voglio venire con te, voglio fare la tua volontà. Ma fa una domanda che rivela la relazione che tutti noi oggi, visto che siamo qui e visto che questa parola è stata proclamata a noi, ci riguarda, una domanda fa quest'uomo, che sei tu e che sono io, sbagliata alla radice. Perché dice, maestro, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Quale figlio direbbe questo? Ogni figlio ha naturalmente l'eredità. Non si può fare niente. Sta chiedendo una cosa che è impossibile agli uomini, dirà più avanti il Signore. Ereditare la vita eterna è impossibile agli uomini, non si può. È per natura, è un dono. Bisogna avere lo stesso sangue, bisogna venire dalla stessa origine, bisogna avere lo stesso padre. Non si può ereditare così. Io vado adesso a casa di Berlusconi o di uno ricco e dico, senti, io cosa posso fare per avere la tua eredità, questa villa? Impossibile, non è possibile. Infatti manca qualcosa. Manca a te e a me essere una sola carne con lo sposo. Manca a te e a me accogliere il suo amore. Manca a te e a me essere figli nel figlio. Essere riaccolti a casa come il figlio prodigo. È tutto in questo Vangelo. La meraviglia dell'amore di Dio, un amore geloso, un amore appassionato, un amore innamorato, l'amore di uno sposo che è cotto fino proprio, capito, a puntino per te e per me, al punto che veramente non fa conto di nessun peccato, di nessuna malizia, di nessuna perversione, di nessuna incoerenza. Lui ha un occhio così profondo e così penetrante, riesce a fare un attack così precisa del tuo cuore, che sotto tutti i detriti dei nostri peccati, dei tuoi peccati, riesce a identificare quello che c'è di più profondo dentro di te, che è la sua firma, che è la natura divina che tu e io, a causa del peccato, abbiamo seppellito e che abbiamo dimenticato, vivendo come orfani, vivendo come raminghi, come mendicanti, cercando la vita nella spazzatura, cercando la vita in tante cose che non ci danno la vita. La prima lettura la rileggiamo e capiamo bene dove cerchiamo la vita: nella salute, nel denaro, nella riuscita, nell'affetto degli altri, che gli altri ci diano dignità, che ci rispettino,
mentre il nostro valore non può mai venire dalla parola di un altro che, se dice qualcosa di vero, non sta facendo altro che sottolineare quello che già è. Non è che se uno mi dice che sono bello, io sono bello, o se uno mi dice che sono brutto, sono brutto. Non è che se una ragazza, un fidanzato le dice qualcosa di bellissimo, di meraviglioso, questa ragazza ha più valore. La porta in sé il valore o non lo porta? Il Signore è l'unico sposo che, quando dice ti amo, ha una ragione, e sei tu così come sei oggi. Fissandolo lo amò, fissò. Quindi non è che non vide quello che c'era, non vide che aveva molte ricchezze, cioè non soltanto denaro. Qui non si parla immediatamente di soldi, i soldi sono soltanto un'immagine. Qui sta parlando di una relazione. Era pieno di sé, era pieno di se stesso, era pieno di ego, ricchezze, potere, quello che sia, che non riusciva a vedere gli altri. Per questo va solo e triste, perché è appiccicato a se stesso, non riesce a lasciarsi amare, perché questo è il vero combattimento che tutti noi abbiamo. Chissà cosa pensiamo, chissà cosa dobbiamo fare per avere la vita eterna. Niente, soltanto mettere la mano in tasca e riprendere la nostra carta d'identità, rivedere chi sei e chi sei tu veramente, che tu non sei quello che ti ha detto il demonio di essere, uno intelligente, forte, che si deve fare da sé, che deve credere in se stesso, che deve farsi giustizia, che deve non, a lui non devono capitare malattie, a lui non devono capitare problemi. Non è vero, quello non sei tu. Ma noi viviamo così, viviamo completamente alienati, non viviamo la nostra verità, la nostra realtà. Pensiamo di avere ricchezze, pensiamo di avere qualcosa, e dobbiamo avere, perché sennò gli altri non ci amano. E oggi arriva lo sposo, l'unico che va oltre le ricchezze false, delle quali noi ci addobbiamo e con le quali noi ci mascheriamo. Marito con moglie, moglie con marito, genitori con figli, figli con genitori, con i fratelli, con gli amici, dovunque, sul lavoro. Noi siamo nudi. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Chi sei tu? Questo significa rendere conto. Chi sono io? Io sono quello che sono. Arriva oggi la sua parola che dice: io ti amo, tu sei carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Questo dice lo sposo. Adamo ha visto togliersi un pezzo di carne, una mancanza si è prodotta nel suo fianco, e da quella carne è stata creata Eva. Il nuovo Adamo, Cristo, ha visto togliersi un pezzo della sua carne quando la lancia ha colpito il suo fianco, e da lì è apparsa Eva, la nuova Eva. È apparsa la Chiesa, sei apparso tu. Tu ed io siamo un pezzo di Cristo. Questa è la tua verità, questa è la tua identità, questa è la mia identità. Per questo il matrimonio è indissolubile. Ogni matrimonio è indissolubile perché? Perché è parte del mistero più grande delle nozze che il Signore ha celebrato con te sulla croce. Sono indissolubili. Tu ed io, con i nostri peccati, abbiamo strappato un pezzo di carne a Cristo, e quel pezzo che mancava alla carne di Cristo è il posto tuo. Dicevate a prepararvi un posto, ma è nella mia carne il posto nel cielo, il tuo unico posto, il posto dove solo tu puoi essere felice, dove tu puoi essere te stesso, dove non hai bisogno di fare niente per essere amato, dove puoi essere amato veramente, dove puoi gioire, dove puoi essere pieno di tutto. 100 case, 100 figli, 100... Che vuol dire? Che adesso andiamo in casa di tutto? Di tutti? Anche quello succede, e chi è missionario questo lo sa. Ma non è questo, è molto di più. È che ogni persona che tu incontri è tuo fratello, ogni persona che tu incontri è tuo padre, è tua madre. C'è una relazione nuova perché è in Cristo. Per cui non ci sono barriere tra te e gli altri. Vivi già una porzione di cielo, già ora vivi un amore diverso. Già ora non ti devi difendere, già ora non devi nasconderti, già ora non devi fingere, già ora non devi essere ipocrita, perché sei amato. San Francesco non è che gli piaceva la povertà, perché diceva: voglio essere un po' originale, mi piace Madonna povertà, tutti gli piace la ricchezza, a me piace Madonna povertà. No, è un segno, perché aveva Cristo, era un segno, tanto era amato che poteva andare in giro nudo, come ha fatto davanti al vescovo. Per quale motivo? Perché Adamo, prima di peccare, era nudo e non provava vergogna. E questa è l'immagine di qualsiasi relazione rinnovata, perché riconciliata, unita a Cristo. Chi vive unito a Cristo, chi si sente preso dall'abbraccio di Cristo, che lo porta dentro a quel pezzo di carne che manca a Cristo. Per cui questo, ti manca una cosa, il Signore lo dice oggi innanzitutto di se stesso, perché a Cristo manchi tu. Per questo ora noi riceveremo la sua carne,
riceveremo il suo sangue, perché Cristo non può vivere senza di te. Il Signore è venuto sulla terra per questo, non può vivere senza di te, come un innamorato, uno che sta innamorato pazzo, sempre sta guardando WhatsApp se la fidanzata gli ha scritto dove è andata, cosa ha fatto, se lo pensa. Così è Cristo, costantemente con te, istante dopo istante, istante dopo istante. Dove sei? Che fai? Stai con me? Vuoi stare con me? Ti amo. Parla con me, di a me, piangi con me, soffri con me, trema con me, entra in questa cosa con me, parla con i tuoi figli con me, parla con tua moglie con me. Questo sta dicendo oggi il Signore. Una sola cosa ci manca, una sola, Cristo. Ma se hai Cristo, hai tutto, non ti manca più niente, non ti manca assolutamente più nulla. Tutto questo, capite che è impossibile da produrre da noi stessi. Per quanti sforzi, per quanto ci buttiamo in ginocchio, per quanto pensiamo di rispettare la legge, le regole, non è questo. È una grazia che Dio fa a te e a me oggi. Io non credo che qui nessuno sulla porta ha chiesto il tuo certificato di buona condotta. Tu sei venuto qui, io sono venuto qui con i miei pensieri, con le mie ansie, con i miei peccati, forse con quel rancore sordo e nascosto lì nel sgabuzzino del cuore, con quel parente da 20 anni, per cui magari vieni qua, vengo qua, ci buttiamo in ginocchio e magari non parliamo con nostro genero da 30 anni. Sì, buongiorno, buonasera, Natale, che buono il tacchino, ma non lo ami per niente. Il Signore non ti ha chiesto niente, vieni qua e ti abbraccio. Ti fissa e ti ama. Ti manca solo una cosa. Ti manca il mio amore. Ti manca il mio amore. Per questo dice, va, vendi tutto. Significa, davanti al mio amore è importante quello che hai? La Mercedes? Davanti al mio amore incorruttibile, che non si può rompere, che si accende sempre in ogni momento, freddo, inverno, qualsiasi peccato fai tu, che non si ammala mai, che non perde mai di valore. Qualcosa può essere paragonato, dice il Cantico dei Cantici, di fronte al tuo amore. Anche dare tutte le ricchezze ancora niente, perché è talmente più grande. Per questo le suore, i preti non si sposano, e per questo gli sposi si sposano, perché hanno trovato un amore così grande nel quale vivere, che esplode e si può consegnare al marito e alla moglie per tutta la vita, così come sono, e dare la vita ad altri figli. Allora in questo posto meraviglioso il Signore ha detto, tu seguimi, vieni con me al cielo, vieni con me nel regno, sposati con me. Oggi possiamo dire, andiamo. Guarda, io non ce la faccio, c'ho ancora tante cose, ma tu immagina soltanto, se la persona di cui veramente sei innamorato, e con la quale veramente ti vorresti sposare, se ti dice, usciamo oggi, se tu metti ancora davanti la Lazio, la Roma o altre cose, qualcosa lì manca. Ma il Signore oggi, con un amore infinito, ha il potere di distruggere tutte le cose davanti, perché tutte diventano piccolissime di fronte a questa dichiarazione d'amore, a questo perdono. Allora accogliamolo e lasciamoci amare, e unire a Lui, perché non ci manchi più nulla.